Siamo con Diego Barsotti, responsabile comunicazione di Revet. Barsotti, voi producete plastica da riciclo che si può usare per la stampa 3D. Ci racconta questa innovazione? Sì, allora, quelle su cui noi siamo seduti sono appunto un progetto prototipo, un oggetto polifunzionale realizzato appunto stampando in 3D il granulo polioelefinico da riciclo. Si tratta appunto di un'innovazione, in quanto di solito per la stampa 3D si utilizza il PET, il PLA in scaglie. Invece abbiamo fatto un'intensa attività di ricerca e sviluppo in collaborazione con la società 3Direct, che ha una stampante 3D è stata modificata apposta per utilizzare direttamente il nostro granulo, che quindi poi viene trasformato in oggetti di design. In questo caso queste gocce sono state pensate dall'architetta Chiara Fanigliulo, che ha realizzato appunto il progetto, che è stato anche premiato qua ad Ecomondo. Ecco, quindi stampa 3D che utilizza plastica da riciclo, però la plastica da riciclo l'avete utilizzata anche per degli oggetti molto comuni e molto popolari. Ce li descrive e ci dice che cosa sono? Sì, esatto. Allora, intanto si può dire che il nostro granulo viene, noi facciamo un lavoro proprio tailor made, ovvero il nostro granulo lo misceliamo in base a quello che deve essere il prodotto finale. Può essere utilizzato per stampare quasi qualsiasi oggetto plastico stampato ad iniezione. In particolare, negli ultimi tempi abbiamo realizzato questi, che come vedete è un seggiolino da stadio, e il 2 settembre abbiamo inaugurato allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera i primi spalti in plastica riciclata. Questo è un progetto al quale teniamo molto, perché è la prima volta il mondo del calcio si avvicina e sposa il mondo del riciclo, che sono sempre stati abbastanza distanti. Questo è avvenuto grazie anche a un progetto della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che sta portando avanti insieme alla FIGC per rendere più sostenibili gli stadi. E dopo che abbiamo presentato questa innovazione, abbiamo richieste veramente dagli stadi di tutta Italia, ma anche dall'Europa sono arrivate numerose richieste anche per i palazzetti dello sport. Ecco, ma questa plastica la stiamo vedendo, non sembra una plastica normale, di ottima qualità, non la plastica riciclata alla quale siamo abituati. Come siete arrivati a questo risultato? Allora, intanto bisogna dire che se siamo bravi, i prodotti riciclati sono assolutamente identici a quelli in materiale vergine. Bisogna smettere di pensare, ma il riciclato è brutto. Con il riciclato si possono fare oggetti belli. Questo è un esempio, ma voi pensate che con il nostro granulo si stampano le tegole in plastica leggera, che in Italia, siamo un paese tradizionale, un po' difficile, vengono utilizzate per i casottini oppure per i tettini, ma in Francia e in Germania vengono utilizzate come coperture delle case e dei capannoni, dei fabbricati industriali, e sono assolutamente resistenti alle alte temperature. Vengono fatte tutte le prove di laboratorio, ma anche in esterno, sono state testate anche nel deserto, e appunto hanno per esempio il vantaggio di essere leggerissime, facili da montare e ovviamente costare anche molto meno delle tegole tradizionali. Però ripeto, si tratta di trovare aziende che decidano di investire nel riciclo, che oggi stampano con il materiale vergine e che chiedono a Revet di provare a trovare una miscela di granulo adatta per stampare il materiale riciclato e i loro prodotti. Ecco, investire nel riciclo è una notizia di questi giorni, il fatto che c'è qualcuno che sta investendo nel riciclo. Ci racconta cosa sta succedendo? Sì, allora, nei giorni scorsi è stato siglato un accordo per cui all'interno di Revet, come socio di Revet, è entrato Montella SPA, che è un leader nazionale nel riciclo non solo delle plastiche ma anche dell'organico, e che appunto ha acquisito e ha portato capitale dentro Revet. Quindi oggi Revet è una società mista pubblico-privata, il socio di maggioranza è Alia SPA. Quindi Alia SPA è il gestore dell'area fiorentina della Toscana centrale,
e poi abbiamo un socio industriale fortissimo come Montella SPA che per esempio ci consentirà nei prossimi 3 anni di investire qualcosa come 40 milioni di euro in selezione e riciclo, quindi investimenti sugli impianti che già abbiamo, che implementeremo, e anche su nuovi impianti. E quindi come cambierà il riciclo in Toscana per finire? Beh, diciamo che il riciclo in Toscana già funziona e noi oggi abbiamo una Revit tagliata per il territorio toscano. Con questa operazione puntiamo a creare un polo del riciclo, un polo dell'economia circolare a servizio di tutta l'Italia centrale. Bene, grazie mille. Da Ecomondo per Ecofuturo, Sergio Ferraris.